E a tutti rivolgo la parola con grande gioia perché siete in questo luogo che ha visto le meraviglie del Signore. E vorrei dare inizio a questa nostra conversazione guardando Gesù, che si è reso presente in questo luogo con tante meraviglie e che in questo momento è qui, in mezzo a noi, contento che noi parliamo di Lui, contento di vedervi attorno a Lui e con un atto di fede vogliamo dare fiato al canto "Io so che il Signore è qui". Diamo inizio al corso di cristoterapia, che è una guarigione con Cristo, medico e medicina dell'uomo. Non è la prima volta che noi parliamo di cristoterapia, è da molti anni che facciamo cristoterapia, anzi tutta la nostra attività in questo luogo per 30 anni è stato cristoterapia. Ma abbiamo incominciato a fare dei corsi di cristoterapia da diversi anni, sia qui a Margiparaci, sia a Pergusa, almeno due volte l'anno, quello invernale qui a Margiparaci, quello estivo a Pergusa. Corsi molto ben fatti, tanto che sono usciti dei libri da cristoterapia nel 2000. Poi lavati e sarai guarito, poi il cammino spirituale e diversi altri libri, per cui tanti corsi sono stati raggruppati proprio in questi libri dove abbiamo in succinto reso pubblico quanto è stato detto durante il corso. Ma abbiamo notato che nonostante questi corsi pure ben fatti, la cristoterapia ha bisogno di una scuola più che di un corso di 8 giorni, una scuola sistematica. Ecco perché chiamiamo questo corso propedeutico. Vogliamo cioè insistere sulla formazione alla cristoterapia per poter bene compiere il nostro ministero di accoglienza dei sofferenti, il nostro ministero di guarigione, liberazione e consolazione. La cristoterapia, come diremo, è l'incontro con Cristo, la luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. È la luce di Cristo che penetra dentro di noi e mette a nudo le grandi verità, la verità che ci rende liberi, la verità che penetrando dentro di noi introduce Cristo, via, verità e vita, come meglio specificheremo in appresso. Il nostro corso è così articolato. Il primo punto è un insegnamento che diamo sul paradigma, diciamo, della parabola del buon samaritano, che viene sviluppata in tutte le sue parti. Poi
dopo aver appreso quello che ha fatto Gesù, il buon samaritano, dobbiamo esaminare come Gesù ha fatto il buon samaritano. Ed ecco allora la seconda parte, diciamo, dottrinale, e sono i miracoli fatti da Gesù. Gesù agisce per 3 anni, passò beneficando, cioè facendo del bene e liberando tutti quelli che erano sotto il potere del maligno, dice Pietro nella casa di Cornelio, e ai messaggeri di Giovanni, additando tanti che aveva guarito, dice, riferito a Giovanni: quelli che avete visto e udito, i ciechi vedono, i sordi odono, i paralitici si rialzano, e ai poveri è annunziata la buona novella. Per cui vogliamo vedere come ha operato Gesù. Nella prima parte è quello che ha operato Gesù. Nella seconda parte dottrinale, come ha operato Gesù i diversi miracoli in diverse circostanze che attingono l'uomo in tutte le sue 3 sfere costitutive: la mente, la psiche, cioè il corpo e lo spirito. Poi c'è la terza parte, che è la parte esperienziale, e cioè l'incontro vivo con Gesù. Lo faremo in preghiera, cioè vogliamo incontrarci con Gesù personalmente, cioè favorire l'incontro personale con Lui. Parleremo dei diversi modi con cui possiamo incontrarci con Gesù, perché Egli deve penetrare dentro di noi e guarirci interiormente, nella mente, nel cuore, nello spirito e anche per riflesso nel corpo, per l'unità della persona umana. Ma iniziamo senz'altro con la prima parte, che voi troverete qui in quello che è stato consegnato nel libretto, che è stato consegnato, sono il primo insegnamento, che è l'uomo malato, poi il medico divino, poi la clinica di Gesù. È la prima parte. Come vi dicevo, noi ci muoviamo sul paradigma della parabola del buon samaritano, che dividiamo in 3 parti, e cioè l'uomo malato, il medico divino, la clinica di Gesù. Un giorno un dottore della legge si presenta al Signore per metterlo alla prova. Vuole scandagliare il pensiero di Gesù, soprattutto per quanto riguarda il prossimo. Il colloquio è serrato. Gesù dice bene al dottore della legge che il primo grande comandamento è: amerai il Signore Dio tuo con tutta la mente, tutto il cuore, tutte le forze. Lo abbiamo bellamente espresso nel Deuteronomio 6. E poi aggiunge un testo del Levitico 19:18: ama il prossimo tuo come te stesso. Ora il dottore della legge chiede spiegazione a Gesù: chi è questo prossimo? Perché per la mentalità ebraica il prossimo è il connazionale, non è un rinnegato come per esempio il samaritano, non è lo straniero.
e voleva questo dottore della legge sapere il pensiero di Gesù, ed è Gesù che fa questa magnifica parabola, una delle più belle parabole del Vangelo, dove dice chi è il prossimo. Tutta la dottrina di Gesù è sulla seconda parte del comandamento di Dio: ama il prossimo tuo come te stesso. Allarga gli orizzonti e dice che il prossimo è qualunque uomo fatto all'immagine e somiglianza di Dio. Ma andiamo un po' a delineare così i punti principali della parabola, che vorrei che fosse letta qui dalla nostra sorella. Capitolo 10, 25 e seguente del Vangelo di Luca. Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Costui rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. E Gesù: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quelli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita giunto in quel luogo lo vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: abbi cura di lui, e ciò che spenderai di più te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va e anche tu fa lo stesso. Tutta la cristoterapia sta qui, nella pratica nostra. Ecco, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. E l'uomo che scende da Gerusalemme è uscito sano, bello, da Gerusalemme, quanto incappa nei briganti. E l'uomo che esce sano dalle mani di Dio, che lo crea a sua immagine e somiglianza, ma uscito da Gerusalemme, diciamo, dalle mani di Dio, incappa nei briganti. Il brigante è il maligno che seduce l'uomo, lo fa cadere in peccato, lo percuote nelle 3 componenti costitutive: nel corpo, nel cuore, nello spirito. L'uomo giace per terra. È bene puntualizzare questi punti. Lo percossero i briganti, lo lasciarono per terra mezzo morto, se ne andarono. L'uomo giace per terra, nessuno lo può soccorrere, da se stesso non si può dare aiuto. Aspetta aiuto degli altri,
passa un sacerdote, doveva avere cura di lui. Era un ebreo che era stato colpito, ma gli impegni del suo ministero e la paura di contaminarsi lo allontanano dal povero disgraziato che è caduto per terra sotto i colpi dei briganti. Ecco, quest'uomo non ha cuore, passa oltre, non si ferma, non dice una parola, è preso dai propri impegni. Passa poi un levita, un altro uomo, diciamo del laicato, ma che serve nel tempio. Anche egli ha degli impegni, il suo lavoro. Lo guarda, non si avvicina, cerca di andare un po' più lontano per non avvicinarsi troppo al malcapitato e va oltre. Povero uomo, non è soccorso né dal sacerdote né dal levita e giace solo per terra. Adesso per la medesima strada viene un samaritano, cioè uno straniero, il quale diventa prossimo, cioè si approssima al malcapitato, quell'uomo ebreo, non pensando che era samaritano, pensando che era un uomo che aveva bisogno di lui, aveva bisogno di cure. Quel samaritano aveva un cuore che non aveva né sacerdote né levita. Quel samaritano, quello straniero, ha un cuore e da occhi per vedere. Fermi il suo giumento, scende da cavallo, si mette in ginocchio, entra in comunione con l'uomo che è solo. Sono dei passi molto importanti, dei movimenti importanti, quelli che fa il samaritano. Si ferma, scende da cavallo, si mette in ginocchio, perché l'uomo giace per terra, entra in comunione con lui, col malcapitato, lui straniero, si fa prossimo, mentre il prossimo, che era il sacerdote, levita, diventano stranieri per l'uomo che giace a terra percosso dai briganti. Quel samaritano evidentemente doveva essere un medico, perché portava la borsa con tutti i medicinali del tempo, cioè il vino drogato per lavare le ferite, l'olio profumato per lenire le ferite, le fasce. Egli si china sul malcapitato e dà il primo soccorso, lava le ferite con il vino profumato, poi lo unge di olio, poi lo fascia. Ma non è contento di questo. Quell'uomo deve essere guarito, deve essere soccorso in pieno e riportato allo stato di salute per poter proseguire il viaggio. E allora se lo carica sul giumento, sul suo giumento, lui a piedi, il malato sul giumento, oppure anche lui cavalca il giumento e se lo porta. Questo giumento ha importanza, come borsa importanza, perché è l'umanità di Cristo, come vedremo. E lo porta alla locanda, a caravanserraglio,
segno che Cristo inizia, cioè il Samaritano inizia il suo corso, ma vuole la cooperazione degli altri, la cooperazione dell'uomo per salvare l'uomo e riportarlo in piena salute. Lo porta alla locanda. Qui nella locanda, che noi identificheremo con la Chiesa, parla all'albergatore, parla ai servi, abbiate cura di lui, ed estrae così due denari dalla sua borsa l'indomani, per cui passa ancora per qualche tempo, una nottata, insieme con il ferito, lo consola. Poi deve proseguire il viaggio, deve andare a Gerico e lascia due denari, si fermerà un po' di tempo a Gerico e sarà poi di ritorno. Spendete questi due denari, al mio ritorno vi risarcirò se spenderete di più. Ecco, cosa sono questi due denari? Lo vedremo. Gesù che ritorna, riprende guarito il malato e lo fa proseguire con lui nel ritorno a Gerusalemme. E allora abbiamo queste tre parti su questo paradigma. La prima parte, l'uomo malato, quel malcapitato percorso dai briganti. La seconda parte è il medico divino che si china sul malato, che è Gesù. La terza parte è la clinica di Gesù, che è la Chiesa, con il reparto specializzato, che è la comunità nostra, la comunità che si dedica alla cura dei sofferenti in maniera particolare. Ed è qui che avviene la cura, avviene la cristoterapia, usando i due denari, il denaro dei sacramenti, il denaro dei carismi, di tutti i carismi. Ed è qui che l'ammalato viene guarito. La parabola si conclude con il mandato. Chi di tutti e tre è stato il prossimo? E risponde il dottore della legge: certamente colui che ha usato misericordia. E allora Gesù va e fa tu lo stesso. Ecco il mandato di Gesù. Madre Teresa di Calcutta teneva nella sua stanza, così sul muro di fronte dove dormiva, queste cinque parole scritte a caratteri grossi: va e fa tu lo stesso. Era il programma della santa ed è il programma nostro, è la cristoterapia, cioè fare come ha fatto Gesù, fare cioè quello che ha fatto Gesù. Poi vedremo, come vi dicevo, come ha operato Gesù per imparare da lui, perché i miracoli sono differenti gli uni dagli altri in diverse circostanze, il comportamento di Gesù. E poi la terza parte, che è appunto l'attività nostra di cristoterapia, cioè di Cristo che si incontra con il malato. Qui entriamo proprio nella cristoterapia, che è l'incontro con Cristo, luce, luce di ogni uomo che viene in questo mondo. Egli illumina ogni uomo,
e lo trae fuori dalle tenebre dell'ignoranza. La luce penetra nell'uomo. Dio è luce. In lui non ci sono tenebre. Questa luce è la luce dell'amore, è la luce della verità che rende liberi. L'incontro con la luce consente all'uomo di conoscere Dio meglio, di conoscere se stesso meglio di quanto non si conosca, di conoscere il mondo circostante. Per cui la luce mette in risalto queste tre dimensioni: Dio, l'uomo, il mondo che sta attorno all'uomo. È nella luce che l'uomo conosce Dio. Chi è Dio? Ognuno si fa un Dio per conto proprio, ma il vero Dio è quello che ci ha rivelato Gesù. Lui solo conosce Dio suo Padre. Egli è nel grembo di Dio e conosce Dio. Lui solo ce lo ha rivelato, ce lo dice Giovanni nel prologo. E Gesù stesso dice: io sono di lassù, voi siete di quaggiù. Io conosco mio Padre, conosco chi è, voi non lo conoscete. Il Dio di Gesù è il nostro vero Dio, un Dio che ama. Tutte le altre immagini di Dio sono false, o sono approssimative, o non sono complete, ma il vero volto di Dio è quello di Gesù, quello che si è manifestato in Gesù, il quale ci parla del Padre, ma ci dice di guardare a Lui. Chi vede me, vede il Padre mio. Per cui il volto di Cristo è il volto di Dio. Cristo è la luce di questo mondo. Lo diceva lui, capitolo 8 di Giovanni: io sono la luce del mondo. Finché vivi in questo mondo, io sono la luce. Chi cammina con me non cammina nelle tenebre. E allora la cristoterapia è innanzitutto illuminazione, è incontrarsi con Cristo luce. Cristo luce che dirà dalle tenebre, ci dà la conoscenza, la triplice conoscenza di cui vi ho parlato: la conoscenza di Dio, la conoscenza dell'uomo, la conoscenza del mondo in cui l'uomo vive. Questa illuminazione comporta diverse operazioni. La luce penetra dentro di noi, è Cristo che penetra dentro di noi. Penetra soprattutto nello spirito, perché è lo spirito che contrassegna l'uomo. Secondo la terminologia greca, l'uomo è un animale ragionevole, cioè il genere è l'animalità, la parte specifica è la ragionevolezza, per cui l'uomo è un animale che ragiona, quando ragiona, ma è un animale. Invece nella luce di Cristo l'uomo è spirito, prima di essere animale, è uno spirito che ha un corpo. Possiamo parlare, più che di un animale ragionevole, di uno spirito incarnato, uno spirito senza carne, l'angelo, senza corpo, uno spirito col corpo, l'uomo, uno spirito disincarnato, sono le anime che ormai hanno lasciato il corpo e che aspettano di nuovo di riprendere il corpo. Ma l'uomo è spirito, per cui il contatto di Cristo avviene attraverso lo spirito. Poi per riflesso, per l'unità dell'uomo,
si riflette sulla parte psicologica che viene a subire un impatto a causa della presenza di Cristo nello spirito, e poi anche il corpo ne risente per l'unità della persona, per cui è una guarigione che avviene nello spirito, nella psiche e nel corpo, ma è soprattutto lo spirito che viene investito nella cristoterapia, è lo spirito dell'uomo che si incontra con Cristo, con lo spirito di Cristo che è lo Spirito Santo. Questo comporta che cosa? Che la luce illumina l'uomo. Ricordate l'uomo che non vede più Dio. Quando Dio creò l'uomo, l'uomo guardava Dio, era nella luce di Dio, e Dio guardava l'uomo. L'uomo era nella gioia, nella felicità, perché guardava il volto di Dio, e Dio era felice, era gioioso, perché guardava l'uomo, guardava l'immagine del proprio figlio, del verbo che si sarebbe fatto carne nell'uomo, ed ama l'uomo, l'ama a tal punto che vuole farsi uomo e si farà uomo attraverso il figlio che si sarebbe incarnato, anche come dice il Papa in un discorso tenuto ultimamente, e come dicono i teologi, alcuni teologi, si sarebbe incarnato anche senza la colpa di Adamo, perché Dio ha tanto amato l'uomo da farsi uomo anche lui. È l'amore di Dio. L'uomo guardava Dio ed era felice, non si accorgeva che era nudo, perché i suoi occhi erano rivolti a Dio. Quando poi l'uomo è percosso dal brigante, cioè da Satana, perde la visione di Dio, si nasconde e si accorge di essere nudo, perché si ricurva su se stesso, vede la sua nudità. Prima non vedeva la sua nudità, vedeva il volto di Dio. E proprio dopo la colpa, dopo il peccato, che si accorge di essere nudo, perché i suoi occhi sono rivolti a se stesso e si nasconde. Eva pure si nasconde, c'è divisione tra l'uomo e la donna, si rivergognano l'uno dell'altro perché si ritrovano nudi, perché guardano se stessi. Cristo viene ed è la luce, ridà la luce di Dio e dice all'uomo: guarda il tuo Dio, guarda il mio volto e tu sarai illuminato. Per cui la cristoterapia è una illuminazione che noi subiamo da parte di Cristo, ci incontriamo con Cristo luce, il quale ci dà la conoscenza, la triplice conoscenza vera di Dio, dell'uomo stesso che è fatta di immagine e somiglianze di Dio, che è spirito chiuso in un corpo ma è spirito, e ci dà la conoscenza, la spiegazione di tutto il mondo che ci circonda, e illuminazione. Questa illuminazione comporta tre conseguenze. La prima conseguenza è la liberazione. L'uomo viene liberato, per cui è un'illuminazione che libera l'uomo dalle sue catene, dai suoi lacci, dalle sue tenebre, dove l'ha messo il diavolo. Lo libera dal potere del maligno. Per questo, come dice Pietro, egli passò beneficando e risanando tutti quelli che erano sotto il potere del maligno. Cristo libera. E quando a Nazareth inaugura la sua missione,
Dice: ecco, io sono stato mandato dal Padre, mandato da Dio, unto per liberare l'uomo, per toglierla dalla schiavitù, per dare la vista ai ciechi, liberandola dalla cecità, per dare l'udito ai sordi, liberandole dalla sordità, per annunziare ai poveri la lieta novella, per dare una veste di gioia in cambio della veste di lutto, per dire che tutti siete liberi, per togliere i prigionieri dalla prigione. Per cui la prima operazione è la liberazione che Cristo opera attraverso la cristoterapia. L'illuminazione coincide con la liberazione, e così è la verità che si realizza. Io sono la verità, io sono la verità su Dio, la verità sull'uomo, la verità sul mondo. Cristo è liberato e ha liberato l'uomo. C'è una seconda operazione ed è la conversione. Cioè, con la cristoterapia l'uomo viene convertito, cioè si incontra con Cristo. Cristo lo mette alla sua sequela, per cui lui, Cristo, diventa la via per l'uomo, la via del ritorno alla sua prima origine, che era lo stato in cui si trovava quando uscì dalle mani di Dio. Per cui abbiamo una conversione dell'uomo, si mette cioè sulla strada di Cristo, seguiterà Cristo e, seguendo Cristo, ritornerà ad essere l'uomo, l'uomo illuminato, l'uomo guarito. Una terza operazione è il risanamento completo dell'uomo, la guarigione, perché l'uomo riacquista una nuova vita, cioè la vita di Cristo che si innesta nell'uomo. Cristo dice: io sono la via, la verità e la vita. Attraverso la cristoterapia, Cristo, illuminando l'uomo, diventa per l'uomo verità, via e vita. L'uomo è guarito. La guarigione, come si diceva, incomincia dallo spirito, scende nella parte psicologica, scende nella parte fisica, e l'uomo guarisce. Questa è la cristoterapia. Ciò non toglie che Cristo possa iniziare la guarigione iniziando dal corpo, come tante volte è avvenuto, come tante volte avviene, come in pratica Cristo ha operato. Guarendo il corpo, egli raggiunge lo spirito. Se ne parlerà proprio nel miracolo del paralitico, la nostra sorella. E così tutto l'uomo è guarito. Noi iniziamo questo corso nella speranza che possiamo imparare ad operare come Gesù e di far nostro il mandato di Gesù: va e fa tu lo stesso. Noi ci auguriamo che, uscendo da questo corso, possiamo essere in grado di venire incontro ai nostri fratelli nel ministero di guarigione, di liberazione, di consolazione e di salvare l'uomo fatto di immagine e somiglianza di Dio, di ridare la gioia all'uomo, la gioia che contrassegna appunto la guarigione completa. Ci auguriamo che il corso possa essere espletato bene, ed è per questo che mi affido a questi miei colleghi in questo ministero di insegnamento, perché mettono in luce tutte quelle verità che sono necessarie
perché Cristo comparisca per noi vera luce che illumina ogni uomo, ma sia per noi via, verità e vita. Amen.